Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Dal centro storico ai baretti di Chiaia e caos movida in città. In attesa dell'ordinanza che dovrebbe regolare la movida notturna a Napoli, annunciata dal sindaco oramai più di 10 giorni fa ma ancora non entrata in vigore, il bilancio del weekend appena concluso racconta ancora di risse, megassembramenti, accoltellamenti, frastuono generale e di titolari di bar e imprenditori della movida multati. Sebbene la verità per immagini veicolata dall'ufficio comunicazione del comune a stampa e televisioni sembrino raccontare una vita notturna regolata dall'occhio attento della polizia municipale, le immagini girate coi telefonini dai protagonisti della movida racconta qualcosa di diverso. Racconta di una fiumana senza controllo, di giovani nel centro storico, di piazze inibite inspiegabilmente alla sosta e al passaggio del popolo della notte da agenti in tenuta antisommossa, che come si vede dalle immagini si sono ben visti dall'impedire le varie forme di abusivismo nella zona e che nella delibera dovrebbero essere sanzionate. Per chiedere spiegazioni dei motivi che avevano spinto all'incomprensibile chiusura, in particolare di piazza San Giovanni Maggiore, luogo già in passato finito nelle cronache nere cittadine per continue risse, spaccio di droghe e caos incontrollato, è stato denunciato per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Proprio un imprenditore che negli ultimi anni è sempre stato in prima linea nel denunciare le varie forme di illegalità della zona, dalla vendita illegale di alcol alla presenza di attività commerciali in odor di camorra, a finire con lo spaccio di droga, nonostante la nutrita presenza di telecamere della videosorveglianza in tutto il centro storico di Napoli. Non è migliore la situazione nella zona dei cosiddetti baretti di Chiaia, dove la scorsa notte una donna di 30 anni è stata accoltellata durante una rissa a cui però non aveva preso parte. Insomma, la situazione sembra peggiorata e l'ordinanza, seppur non ancora in vigore, non sembra prevedere le misure invocate a più riprese da residenti e imprenditori del By Night, che nel frattempo già preparano ricorsi contro Palazzo San Giacomo. Siamo in collegamento con Ettore Acerra, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Salve direttore, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi con noi, ben trovato. Salve, grazie a voi perché mi date un'occasione importante di interlocuzione, di comunicazione, grazie a voi. Allora, direttore, lei si insedia in un momento difficilissimo per la scuola, insomma il peggiore di tutti i tempi causa la pandemia. Naturalmente lei ha incontrato tutti i dirigenti scolastici che da 2 anni subiscono delle pressioni enormi. Cosa è emerso? Qual è la fotografia al momento della scuola in Campania? Guardi, è chiaro che le scuole in generale, i dirigenti scolastici sono sotto pressione e non da oggi. Forse dal punto di vista sostanziale cominciamo a vedere un poco una luce in fondo al tunnel perché i numeri della pandemia sono in miglioramento. Certamente la necessità di applicare protocolli, di garantire la sicurezza è una preoccupazione di tutte le scuole, dei dirigenti scolastici in primis, ma delle famiglie poi. E quindi non è un momento facile, ma credo che ci sia la possibilità, anzi anche la necessità e il dovere per noi di lavorare in prospettiva per migliorare progressivamente la situazione. Per quanto riguarda la dispersione scolastica, che sicuramente è un elemento, diciamo, di preoccupazione in Campania, la pandemia ha aggravato questo dato o sostanzialmente attenuto? Guardi, la dispersione scolastica è una questione che non deriva direttamente dalla pandemia perché la Campania, come molti altri territori del Mezzogiorno d'Italia, è un territorio in cui i tassi di dispersione sono sicuramente superiori agli obiettivi sia italiani che europei. La pandemia ha certamente un poco aumentato i numeri, ma non di tantissimo. Per dare però una qualche risposta quantitativamente più affidabile, noi stiamo come Ufficio Scolastico Regionale facendo 2 cose. La prima è una verifica, monitoraggio delle iscrizioni e delle frequenze, in particolare di coloro che si sono iscritti usando una terminologia un po' più consueta per tutti, dalla terza media alla prima superiore. E quindi stiamo facendo proprio una verifica di sistema per cercare di non perdere nessuno per strada. Poi abbiamo costituito un gruppo di lavoro in USR, un gruppo di lavoro interno
in cui ho cercato un po' di inserire tutti coloro che si sono occupati della dispersione scolastica negli scorsi anni, perché per la prevenzione della dispersione scolastica, a mio parere, abbiamo bisogno proprio di una strategia, e di una strategia che coinvolga non solo il mondo della scuola, ma anche tutti coloro che con la scuola lavorano, con la scuola collaborano, e parlo di enti locali, ma tutte le istituzioni pubbliche e private che possono dare una mano a tutto il sistema. Quindi c'è un aspetto di carattere procedurale, e stiamo utilizzando l'anagrafe degli studenti. E c'è un aspetto sostanziale, e sta partendo questo gruppo. Abbiamo già avuto dei colloqui sia con la Regione sia col Comune di Napoli per lavorare insieme su questo importantissimo obiettivo. Direttore, la pandemia ha messo in evidenza che è necessario investire sull'edilizia scolastica, perché chiaramente anche classi più grandi, insomma, è necessario che ci siano delle strutture adeguate. Con i soldi che arriveranno al PNRR è possibile fare investimenti per la scuola? Lavorerete di concerto con il governo, la regione, anche per questo? Assolutamente sì. L'edilizia scolastica è uno dei nodi, anche perché quando parliamo di organico, di classi affollate, dobbiamo mettere insieme sia i numeri, sia le capacità delle strutture di ospitare, e soprattutto di essere adeguate. Il PNRR, il rischio di dire una banalità, è un'occasione imperdibile. Ma è un'occasione che deve essere colta da tutti noi insieme, perché lei giustamente parlava del rapporto fra l'amministrazione scolastica, Ministero, USR e Regione, ma non dimentichiamo che poi l'edilizia scolastica, dal punto di vista proprio della progettualità e della gestione, è in mano agli enti locali, città metropolitana, province e comuni. Per cui c'è bisogno di una grande capacità non solo di progettare, mi permetto di dire, ma soprattutto di realizzare quello che si progetta, perché in passato è successo che ci sono stati degli ottimi progetti ben finanziati, poi ci sono state delle problematiche sulla realizzazione di queste strutture. Quindi su questo cercheremo di dare il massimo contributo, e cercheremo di capire nei diversi territori quali possono essere le esigenze specifiche da portare all'attenzione degli enti locali. Direttore, si deve anche lavorare di più per l'inserimento delle categorie fragili nella scuola, che devono essere, diciamo, accolte bene, devono essere incluse in maniera perfetta per anche un recupero, insomma, della loro talvolta disabilità. Allora, la questione dell'inclusione a 360 gradi è certamente una delle questioni più rilevanti, perché effettivamente se non vogliamo perdere nessuno, e soprattutto se vogliamo costruire dei percorsi individualizzati per ciascuno, dobbiamo lavorare con le diverse tipologie di ragazzi che noi abbiamo, di alunni, di studenti che abbiamo nelle scuole, e parlo sia della disabilità certificata, scusatemi il termine che non è tanto simpatico, e sia anche dei disturbi specifici di apprendimento, di quei bisogni educativi speciali che sono correlati molto spesso alle situazioni socio-economiche difficili, ai ragazzi non di lingua italiana. Quindi è una tematica molto forte, in cui già stanno lavorando, e c'è una grossa tradizione in Campania, molte istituzioni scolastiche e anche extrascolastiche. Certamente noi certe volte puntiamo l'attenzione sulle risorse di organico di sostegno, che sono importantissime, intendiamoci, ma non bastano, perché io credo che il sistema dell'inclusione in Italia deve essere veramente un sistema, e quando parlo di sistema parlo anche delle strutture sanitarie, delle strutture sociali, anche del terzo settore, certe volte soprattutto del terzo settore. E per cui nel mondo dell'inclusione bisogna cercare di non fermarsi al particolare, ma di guardare il generale. È una logica che vale per tutti, ma per l'inclusione in modo ancora più importante. Direttore, noi la ringraziamo, la salutiamo e naturalmente le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie molto a voi e alla prossima volta. Grazie, grazie.
Al Rione Sanità Napoli i giovani scendono in piazza e manifestano per chiedere la riapertura del cimitero delle Fontanelle. Nel giorno di San Valentino è un atto d'amore nei confronti della città e della sua offerta culturale chiedere la riapertura del cimitero delle Fontanelle, chiuso al pubblico da quasi 2 anni, prima per l'emergenza sanitaria e poi per sopraggiunti problemi strutturali. Ecco spiegati i palloncini a forma di cuore, simbolo della protesta organizzata questa mattina dalle guide turistiche per chiedere al Comune di Napoli la riapertura del luogo che raccoglie i resti di 40.000 persone, vittime delle epidemie di peste e di colera che afflissero la città nel 1656 e nel 1836. San Valentino non compie prodigi come San Gennaro, sicuro, ma un piccolo miracolo lo ha già fatto. Far arrivare davanti al cimitero delle Fontanelle l'assessore al turismo del comune, Teresa Armato, per annunciare alle manifestanti la riapertura del sito in primavera. Entro la primavera potremo riaprire. Ho sentito anche lo staff cultura che si occupa, che è in capo al sindaco come delega, come sapete, che si occupa insieme con altri uffici, altri assessorati, del monitoraggio, della verifica sulla sicurezza del luogo, della verifica sulla sicurezza del costone, e diciamo il monitoraggio è abbastanza rassicurante, quindi io penso che, siccome ce la metteremo tutta per riaprirlo, i tempi possono essere quelli che abbiamo detto. Questa è la reazione delle guide turistiche rappresentate da Susi Martire e dalla consigliera comunale Alessandra Clemente, che si è fatta portavoce delle istanze delle lavoratrici e dei residenti del Rione Sanità. Siamo molto contenti perché abbiamo sentito l'assessore Armato prometterci che per la primavera il cimitero riapre, e per l'appunto per noi è molto importante che un sito del genere, che rappresenta un grande attrattore non soltanto per i turisti stranieri ma anche per i napoletani, venga riaperto. La categoria delle guide turistiche è stata particolarmente colpita dalla pandemia, subiamo ancora tanti problemi, insomma, e conseguenze di questo periodo di emergenza, e riaprire un sito del genere ci dà anche la speranza di poter finalmente ripartire. C'è la grande determinazione da parte del quartiere di voler tornare a vivere questo luogo, viverlo non soltanto per il grande prestigio culturale ma anche perché porta lavoro. San Valentino si festeggia a Napoli tra i vicoli. Si torna a festeggiare con cene romantiche, giornate in spa o semplicemente con una passeggiata in riva al mare. 14 febbraio gli innamorati di Napoli tornano a festeggiare San Valentino. Come prima della pandemia, numerose le iniziative organizzate in città dal comune e tante le occasioni per dirsi ti amo. Come ogni buona festa che si rispetti anche nel giorno dedicato all'amore, gli innamorati non disdegnano di utilizzare un regalo per esprimere i propri sentimenti. La colazione a letto resta uno dei gesti più intimi e romantici, così come regalare una torta alla propria metà. Abbiamo preparato delle torte, sia questa a forma di cuore, anche quest'altra, che gli amori un po' diavoletti, perché in amore si è anche tanto diavoletti. Poi ci sono le nostre monoporzioni, per chi non ha voglia di andare nei ristoranti o mettersi nei locali, eccetera, eccetera, ma per strada. Resistono i gioielli come simbolo di amore eterno. Per questo San Valentino, l'antico consorzio Borgo Orefici, propone tanti oggetti davvero unici, come spiega il presidente Roberto De Laurentiis. Noi regaliamo emozioni. Dopo tanto dolore della pandemia, finalmente comprare un gioiello ha una sensazione di piacere, di verso un qualcosa che ti crea emozione, perché il gioiello crea emozione, e quale miglior dono in questo momento? Accanto ai fiori, vero must di San Valentino, quest'anno si abbina anche un buon libro. Tre le proposte presentate da Gianfranco Lieto. Eccole qua le nostre tre proposte: l'ultima opera di Francesco Sole, L'amore si trova sempre, poi abbiamo l'ultimo di Kawaguchi, questo autore giapponese, Il primo caffè della giornata, che è un libro molto bellino. Così il caffè lo consigliamo moltissimo per le coppie anche di una certa età. E poi c'è questa esordiente, Maria Rosa Seilo, L'albero dei mandarini, che è un romanzo d'amore, autrice napoletana, che sta avendo un discreto successo, lo consigliamo tantissimo. Buon San Valentino a tutti. E nel giorno di San Valentino ho presentato l'ultimo brano degli Armonica, Freschi genitori per la seconda volta, che tornano con Stanotte e Sempre, una canzone dedicata a tutte le forme d'amore e a chi si vuole bene, che sia esso fidanzato, sposo o genitore.
Inaugurata la 48esima edizione di Nautic Sud, la mostra d'oltremare ospiterà il Salone Internazionale della Nautica fino al prossimo 20 febbraio. Ritorna dopo l'assenza dovuta alla pandemia il Nautic Sud. Ritorna alla nautica, uno dei pochi comparti economici che durante il Covid ha fatto segnare segnali positivi. A tagliare il nastro della 48esima edizione alla mostra d'oltremare il presidente della Camera, Roberto Fico. Il problema degli ormeggi è un problema che esiste, quindi dei posti barca, bisogna discuterne, parlarne e fare un piano di azione importante. In mostra, all'interno dei padiglioni, ma anche all'esterno, nel prato della mostra d'oltremare, il meglio della produzione regionale e nazionale delle piccole imbarcazioni, ma anche dei grandi yacht da diporto. Al centro del discorso politico, la costruzione di nuovi porti in città, soprattutto a Napoli. Un'idea portata avanti da Fina, Camera di Commercio, e sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Napoli. A illustrare il progetto i presidenti Fiola, Amato e Manzo. C'è bisogno degli strumenti. Gli strumenti sono i porti turistici, sono quelli che da sempre mancano e vengono annunciati ma mai realizzati. Voglio ricordare, come ho detto l'altra volta, c'era una società che era nata, una società pubblica, Marina di Napoli, che era nata per costruire dei porti turistici, alla fine l'hanno fatta sciogliere. Ebbene, oggi una certezza. Proporrò alla mia giunta la costituzione di una società interamente della Camera di Commercio per la realizzazione di 3 porti turistici, uno su Bagnoli, Molosiglio e un altro tra Mergellina o San Giovanni a Teruccio. C'è il governo che ha questa volontà di aiutarci, spero solo che il Presidente della Regione si renda anche lui conto che Napoli ha bisogno di marine, perché noi abbiamo solo approdi. Con la nostra struttura di finanza straordinaria siamo vicini ad affiancare a questa legittima e intelligente richiesta di 2 ottimi presidenti. Amato, nella sua gestione, ha naturalmente dato nuovo vigore a un comparto molto importante. Il presidente Fiola sta facendo tantissimo per la città e per le piccole imprese. Quindi credo che assieme banche, istituzioni e mondo dell'impresa possano fare molto. I tifosi napoletani sognano ancora lo scudetto, è una possibilità concreta, siamo soltanto a 2 punti dalla capolista Milan 55, ricordiamo che l'Inter deve ancora recuperare una partita, quella con il Bologna. Per molti un'occasione persa, per altri un punto guadagnato per cementare il 4° posto in ottica Champions. Il pareggio di ieri sera della Juventus a Bergamo però fa propendere i tifosi verso il bicchiere mezzo vuoto, anche se per molti il discorso scudetto non è ancora archiviato. Decisivo sarà lo scontro diretto con il Milan il 6 marzo al Maradona. Un punto guadagnato per la Champions sicuramente. Le persone si lamentano di qualsiasi cosa, anche della punizione non battuta alla fine, cioè, mi sembra assurdo. Un punto guadagnato assolutamente. Il Napoli comunque è una grande squadra e ha fatto vedere comunque che ha giocato un ottimo calcio nel primo tempo, comunque con la prima in classifica. E penso che con l'arrivo di Koulibaly noi comunque faremo un buon fine di campionato. In ottica Champions un punto guadagnato, da tifoso però diciamo ci aspettavamo una vittoria sicuramente. Bisogna parlare, secondo me, guardando partita per partita, il campionato è ancora lungo, in ottica scudetto ci crediamo noi da tifosi, in ottica Champions è un risultato che dobbiamo assolutamente raggiungere. Il Napoli però ha dato l'impressione di non credere abbastanza nel tricolore e di aver avuto un calo fisico nella ripresa, cosa che invece non si è notata nel Milan, che seppur giocando male è riuscito a battere la Sampdoria conquistando il primo posto. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi, arrivederci.